Oh, adesso va molto meglio, musica di tutto, penso che è un cavolo. Iniziamo mettendo un poco d'olio perché il burro mi sono rotto le palle. Pure troppo olio ho messo, però vabbè perché dovrebbe rimanere. Poi ho creato una specie di oggetto che userò per... lucidare d'olio la padella, il che mi fa domandare se forse non abbia messo troppo poco olio visto che la metà se ne è assorbito sto schifo. Allora, abbiamo lasciato la padella, ce ne metterò un altro poco perché veramente c'è un... se ne assorbe tutto il fazzoletto. Ops, forse un po' troppo, vabbè. Ma se se lo assorbe come prima, nemmeno tanto. Infatti, vedete, se lo sta assorbendo già subito. Almeno c'è un bel coso al centro. Tanto si brucerà comunque, quindi non vi aspettate chissà che. Questo qui, attenzione a non sporcarlo, quindi lo appoggio qui sui fornelli e accendiamo la fiamma. Essere bella bella calda. Come fate a sapere quando è bella calda? Sinceramente non lo so neanche io. Appena ho il sentore che potrebbe essere calda, inizio con la pastella. Cazzo. Metto un pezzo di carta qui, così tra la pastella e la cosa non mi esce tutto lo schifo. Che goccia, infatti sta gocciolando. Allora, dai, scaldati. Inizia a sentire puzza di fritto, ma non è ancora abbastanza caldo. Dovrebbe iniziare a fare psh, appena lo buttate sopra, capito? Chiamo per adesso, mettiamo questo che sgoccia, vedete, continua a sgocciolare piano piano, ma almeno abbiamo un... una sorta di gruppo di controllo, per così dire. Quando questo fa tutte le bollicine, è bello bolleggiato. Ancora non è pronto. Dobbiamo aspettare che si asciuga tutto sopra, a quanto pare. E una volta asciutto, ta-da! Questa diciamo è la prima. La schiaccio un po' per farla aderire meglio, ma ormai non credo che verrà tanto cioè, l'altezza non sale più. Non riesco a acchiapparla questa cosetta. Vabbè, è venuto uno schifo ed è untissima d'olio, quindi meno male. La prossima dovrebbe essere meglio, aspettiamo un po' che si scalda ancora di più. C'è una puzza di olio bruciato che non vi dico. Oh, questo è il sapore che mi piace, è bello sfrigolante. Credo che le prime faranno schifo per colpa dell'olio bruciato, ma vabbè. Adesso dovrò accendere la ventola perché sennò moriamo tutti. E quindi non mi sentirete più, però almeno vediamo. Allora si sta asciugando per bene. Cercate di tenere la pentola come vi pare, basta che il pancake sia al centro del fornello in modo che si fa uniformemente. Se avete notato la mia pentola è un po' ricurva, cioè all'interno un po' più rialzato, come se fosse fatta per le ciambelle, perché qui la roba non è mai, come dire, tutto rotto qui. Oh, si stava. Vedete, adesso l'ho messa così, quindi devo spostare la pentola al centro del fornello, la padella. Vabbè, queste erano le parti che si stava iniziando già un po' a bruciacchiare, abbiamo visto, insomma. Facciamo assorbire anche questa un po' di olio, così lo togliamo. Non so perché, ma una volta che fate le prime due, comunque l'olio così va via e non serve più mettere l'olio, si fanno da sole.
come è venuta. Sì, dai, si può fare, la scaldiamo un po' e poi togliamola. Next one, con meno. Proviamo a fare prima il cerchio e poi il cuore. Ho messo di nuovo poco perché voglio vedere come viene adesso con poco. Ridurre di pochino la fiamma. Questo ci porterà dei pancake molto più lunghi da fare, ma vabbè. Vale che vale, rifaccio altri di video, insomma, non è che... Si sta asciugando per bene. Controlliamo e giriamo, voilà. Vedete come ha fatto il disegno originale? Anche se adesso ho fatto che ha abbassato la fiamma. Tre cose sono due, o lo facciamo tutti veloci a fiamma alta, quindi li metti, fai tutti perfetto il cerchio, poi li giri via, oppure li facciamo lenti, ma in quel caso è yin e yang, potremmo farne uno yin e yang, che dite? È un po' un casino perché dovresti fare prima la goccina dello yin, poi l'altra cosa nera, poi aspettare un po', mettere tutta la cosa qui e qui metterla all'ultimo, ma chi sono io, cioè... Ma manco Jamie Oliver riesce a farlo, lo yin yang, volete vederlo, eh? Volete vedere lo yin yang, se si vede. E dai, ve lo fa vedere pure a voi perché voi siete gli spettatori paganti, voi pagate nel vostro tempo, perché il tempo è denaro, perché chi è che c'ha tempo per la sabato mattina di vedersi questi video? Nessuno. Chi ha tempo invece è prezioso, perché... La gocciolina, lo yang grande, poi lo yang piccolo. Non ho lasciato il buco per lo yang grande, ma insomma, sono umano. Adesso questa parte dovrebbe iniziare a farsi prima, infatti vedete già i primi buchettini. Non si stanno alzando tanto, vorrei farli più piccoli i prossimi. Mi pare che più piccoli si alzano meglio. Credo che sia dovuto al colpo della padella, perché vedo che dove è rialzata si fa di meno, dove invece è più bassa si fa prima. Voilà, yin yang senza il pallino, però ci si avvicina. Quanto sono bravo. Mi piace fare così per essere sicuro che non si sta attaccando. Ma non si attacca. Adesso faremo la prossima. Proviamo a vedere se mettendoli nel cerchio, nella parte diciamo non centrale, vengono cotte meglio. Secondo me è così, perché la padella è rialzata al centro e questo rialzo al centro mi causa non pochi problemi quando devo alzeremo anche un pochettino di più il fuoco, alzeremo. C'è un buchetto qui, addirittura, bellissimo. Ma in teoria è cotta e non vi fate ingannare dal fatto che non è marroncina. A me perché mi piace averla un po' marroncino. Adesso proviamo a fare perfettamente al centro, alzo di poco poco di più la fiamma e preparo seguendo il centro. E vediamo come agiro più che altro una cosa così. Trovate sempre che è stata al centro del fornello. Sto abbassando proprio poco adesso. Perfetto, guardate com'è bello spugnoso, è perfettissimo, sto controllando che sia abbastanza marrone e voilà,
Non vi fate fregare dei bordi, perché a volte i bordi, vedete, sono... Devo andare un po' più oltre il bordo, a volte il bordo vedete che è tipo un bianchetto. Don't believe in magic. Dun, 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 dun. Don't believe in dun, 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 dun. Don't believe in beaton. Don't believe in me. Yoko e me. Quanto mi sta sul cazzo di Yoko Ono, voi non potete capire. La mettevo a fare lì i video sullo sfondo, a suonare i cosetti, tanto per farla contenta. Le ha lasciato tutti i diritti della canzone. Ok. Poi ovvio, se lui era felice con Yoko Ono, minchia. Contentissimo, però. Proviamo a fare Bill Cipher di... Come si chiama? Di Gravity Falls. Dun 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 dun. Non mi ricordo più la sigla come faceva. Che bello quello show. Devo finire di vedere, mi pare mancano gli ultimi due episodi dell'ultima stagione. Perché li vedevo quando uscivano, poi non so se sono andato tipo successo qualcosa, forse quando ho iniziato a lavorare o altra roba, e quindi l'ho lasciato sospeso. Dai, questo qui è un triangolino, per chi non se ne fosse accorto. Poi faremo altre forme, tipo un coniglietto. Vi vuole vedere un coniglietto? Mammina vuole vedere un coniglietto, se c'è un coniglietto per mammina. Sono un po' bruciacchiato, devo tirarli un po' prima, ricordiamoci, perché cambia sempre il fuoco. Se invece potete un fuoco costante, avrete un'idea già tipo dopo il terzo pancake, avete già capito a che tempo, quanto tempo toglierli. Mo' perché sto facendo il video, altrimenti vi conviene mettervi un bel orologio con la lancetta dei secondi e vedete i secondi, quindi in base ai secondi, alla grandezza di quanto avete messo, mantenendo il fuoco costante, la posizione della padella fissa. Guardate che belli. Facciamo un coniglietto per mamma. Mi servirebbe anche una cosa che c'ha un beccuccio fatto meglio del mio. Qui abbiamo il corpo, le orecchie e questo è il coniglietto. Quello che ne sarebbe del coniglietto. Qui c'è un pezzetto che sta bruciandosi, lo togliamo. Allora, togliamolo prima ancora che si fa tutto, quindi. Ops. Si è ammaccato le orecchie, però. Vabbè. Adesso lo scaldate finché non si stacca. Tada. Quando si stacca, in teoria. Oh, qui si sta fumando una bolla. Ho abbassato di nuovo il fuoco perché lo stessi chiedendo, come mai non riesco a farne uno buono. Ma vedete, per farli piatti da entrambe le parti, questo potrebbe essere una buona idea. Proviamo. Mettiamo un po' più del solito. Troppo grandi li sto facendo. Mettiamo di nuovo al centro del forno. Qui c'è un pezzo bruciato. Ok, tolto. Adesso appena si fanno tutti i bordi, tipo now. Voilà! Ah, finalmente! Skippate al minuto 15 per vedere i pancake perfetti. Siamo scoperti come fare finalmente i pancake perfetti. Yeah, praticamente a metà strada. Quindi adesso metto in pausa.